finalista. Adesso scopriamo assieme il nome del possibile secondo. È un confronto tutto argentino tra Gustavo Torreggiani e Gustavo Zito. Ancora vicino a me i due commentatori d'eccezione, ma soprattutto in questo caso due padrini d'eccezione. Marcello Lotti, perché e chi è Gustavo Zito? Ma senza togliere meriti a nessun altro giocatore, da quando è iniziato il circuito dei professionisti, Gustavo Zito è sempre stato il primo della classe. Anche quest'anno è finito primo in classifica. Ora gli si presenta l'occasione di vincere il terzo titolo mondiale e certamente farà di tutto per non lasciarselo sfuggire. Però niente di intentato anche da parte di Torreggiani. Sì, certo, invidiabile il palmarès di Gustavo Zito, ma non è da meno quello di Gustavo Torreggiani, anche lui due volte campione del mondo. Potrebbe essere lui il primo a centrare la storica tripletta, mai riuscita nessuno nei cinque birilli. Torreggiani, oltretutto uomo delle grandi occasioni, giocatore di grandissime risorse mentali, quest'anno ha vinto la prova più importante a Las Vegas, è sicuramente il cliente più difficile che si possa essere per Gustavo Zito. Confronto argentino, hasta la vista, lì nella regia, e ci ritroviamo più tardi per questa seconda semifinale. Siete nuovamente collegati con il Metropol Palace di Monte Carlo, seconda semifinale fra Gustavo Zito e Gustavo Torreggiani, 49-20 il parziale, ma siamo nella quarta partita. Allora, pensate che Torreggiani si è aggiudicato le prime due, sembrava ormai che fosse a un passo dal successo, 60-31 e 60-40 le prime due partite, c'è stata la rimonta di Zito, 60-38 nella terza, e adesso è a un passo dalla vittoria nella quarta partita, quella che gli offre la possibilità di portarsi alla quinta e decisiva. Quindi con Marcello Lotti e Maurizio Cavalli raccontiamo velocemente in che modo siamo arrivati a questo parziale. Una partenza esplosiva. Sì, una partenza esplosiva di Torreggiani, qualche minima incertezza da parte di Zito, 2-0 per Torreggiani, ma era impensabile che un giocatore che aveva dominato la fase iniziale del Master si spegnesse così. E 3-0 non era pensabile, poteva esserci ovviamente, ma Zito una reazione doveva averla. Appena Torreggiani ha accusato un'incertezza su una raddrizzata, Zito ha infilato una delle sue progressioni e Torreggiani ha cominciato a vacillare sotto i suoi colpi. Adesso si va alla decisiva quinta partita. Marcello, sembra quasi la cronaca di un incontro di pugilato, vacilla i colpi, ma in effetti questo Zito ha fatto delle cose straordinarie. Ma Zito, diciamo che come detto adesso nella presentazione, che da quando c'è il circuito dei professionisti è sempre stato il primo della classe. E voglio dire che uno che è primo della classe se ne ha qualcosa in più, sicché quando pensi che lui sia già, come in questo caso, perdendo 2-0, un altro si potrebbe avvilire e perdere la terza. Ma come ha detto Maurizio, la reazione era già preventivata ed è successo proprio così. Primo della classe, chissà se è d'accordo con questa definizione, intanto si avvicina di altri due punti, perché non è, fa altri alla vittoria. Zito, e dicevo, vediamo se è d'accordo con questa definizione il primo sicuro finalista di questo Master, questa Coppa del Mondo, campionato mondiale per professionisti con biliardo ai 5 birilli. E parlo di Nocerino, che quantunque dica Marcello Lotti è fiorentino, tradisce in qualche modo invece la sua origine napoletana. È davvero il numero uno sto Zito? Beh, diciamo negli ultimi due anni è quello che è stato, ha avuto una resa maggiore e è stato sempre ai vertici della classifica. Però a me non, adesso non voglio essere presuntuoso, ma a me non sembra che sia, perché qua, come ripeto, ogni partita, ogni avversario c'ha diciamo la sua storia a sé. Ecco, io chiedo conforto a voi due, non è che voglia giocare sulle parole, non è che Nocerino, Zito voglia vincere lui questo titolo mondiale? Sì, sicuramente Nocerino lo vuole vincere. E intanto Zito, scusami, ha chiuso questa frazione portandosi a quota 60, quindi chiudendo la quarta partita si va alla quinta decisiva, quindi abbiamo proprio un attimo anche per non chiudere ma portare avanti il discorso con Nocerino. Nocerino vuole vincere il titolo mondiale e ha le capacità per farlo, oltretutto si è espresso un giudizio
simile nei confronti di Zito è perché credo che sia un giocatore che tutto sommato Nocerino non teme, tant'è che quest'anno negli scontri diretti ha vinto ripetutamente Nocerino. Nocerino che è un giocatore che ha talmente tante qualità che non teme nessuno, forse il suo peggiore avversario è dentro di sé, perché Nocerino ogni tanto accusa qualche voto di concentrazione che magari un Torreggiani e uno Zito non hanno. Ecco, questo deve, può essere il problema per Nocerino, che di avversari comunque non ha paura. E inizia la quinta e decisiva partita. Marcello, siamo di fronte, come abbiamo detto, avete detto soprattutto voi più spesso, di fronte a due giocatori che hanno conquistato il titolo mondiale per ben due volte, uno dei due soltanto ha la possibilità di cercare per la prima volta il terzo. Secondo voi, Torreggiani si giocherà il tutto per tutto, sarà deciso fino in fondo a giocarsi la chance? Per forza, vedrai, questa è una partita veramente drammatica, perché in una partita a 60 punti si giocano tutte e due la possibilità di un terzo titolo mondiale, perché chi vince ora dopo in finale può vincere come perdere, però se perde questa partita addio la possibilità del terzo titolo mondiale. Schiavo dire, una partita veramente drammatica. Sì, anche perché psicologicamente il match è girato in questo senso. Zito era l'ultima spiaggia, ha dovuto rischiare e ce l'ha fatta. Adesso, come prima era stato Torreggiani a pensare, adesso è Zito che comincia a pensare, perché questa rimonta che ha fatto potrebbe anche non concretizzarsi in un successo finale, quindi adesso se la giocano veramente alla pari. Guarda, è un dramma veramente questa partita. Torreggiani ormai non ha più nulla da perdere, perché il vantaggio che aveva ormai sfumato. è sfumato. Quindi... E intanto i primi quattro punti vanno a Torreggiani. Ma lei, Nocerino, chi preferirebbe incontrare? Perché noi abbiamo parlato di Zito e quindi in qualche modo facendo un torto a Torreggiani, che oltretutto ha il grande merito di avere reso questa partita più avvincente, più interessante, proprio perché incerta e la si deve giocare al meglio delle cinque partite. Quindi ridiamo a Torreggiani quel che è di Torreggiani. Beh, senza fuor di dubbio Zito è un avversario molto ostico e tenace, però Torreggiani non lo è da meno. Per questo io penso che fare la finale sia con l'uno che con l'altro, con l'altro, sarà una finale difficile. Domani ci sarà grande festa, perché arriveranno tanti napoletani per gustarsi una finale di un grande campionato mondiale e per vedere una gran bella città quale Monte Carlo. Beh, io penso che qualche tifoso e qualche amico ce l'ho, spero di vederli domani. Ma è che mi vedono con la coppa da... del mondo. Esatto, da campione del mondo. Insomma, per essere napoletano è poco scaramantico, insomma, voglio dire, lui l'ha detto che questo titolo vorrebbe vincerlo e ci ha anche detto che può vincerlo. E direi anche che un giocatore come Vitale se lo merita veramente, voglio dire, perché anche lui è sempre stato uno dei primi della classe, però non è mai arrivato. Non è mai arrivato a vincere, ora veramente questa possibilità sarebbe veramente, mi dispiacerebbe proprio che questo gli sfuggisse ancora, anche se io sono amico di tutti, di Zito, di Torreggiani. Ma certo, qui rivediamo dall'alto, diciamo, è stato anche poco fortunato qui Zito, perché pallino da solo era qualche punto in più, il colpo più spettacolare, certo, perché certo, è più difficile. Comunque sei punti all'inizio della quinta decisiva partita sono una bella iniezione di fiducia per piazzare qualche altro bel colpo. Fuori misura Torreggiani, qui potrebbe pagare la cara. Perché Traversino, ecco, ha portato a casa due punti, però ne ha lasciato. Traversino che Zito può sfruttare al meglio realizzando 10 punti. Previsione. Sulla 6 pari, ne ha portati a casa solo 6, e quegli altri 4? Sai, ha scelto di giocare questo Traversino non per sfruttare al massimo la realizzazione sul castello, ma per cercare la distribuzione delle forze. In fondo 6 punti sono già di per sé una buona realizzazione. Guarda, forse è meglio che abbia fatto 6 punti, perché ha posizionato le due biglie. Guarda un po' Zito ora come si chiama, Torreggiani è costretto a fare una giocata che sinceramente non saprei come, tanto è vero che lui sta girando attorno al biliardo. Intanto vorrei ricordare agli amiche e agli amici che ci seguono che quella che vedono è la seconda semifinale del campionato mondiale World Cup 1997, riservato al biliardo con i cinque birilli.
abbiamo avuto in questi due giorni i migliori 8 giocatori al mondo. C'è già un primo finalista, è Vitale Nocerino, il secondo uscirà da questo confronto fra due giocatori argentini, Gustavo Torreggiani e Gustavo Zito, che vediamo ora impegnato sul panno verde, realizza due punti per incrementare il suo vantaggio, sia pure ridotto, ma ricordo che siamo nella quinta e decisiva partita, quindi che arriva per primo a 60 punti, stavolta ha l'opportunità di giocarsi domani il titolo mondiale. Confronto che potrete seguire sempre su Italia 1 a partire dalle 23:50, sempre con il commento tecnico di Marcello Lotti, l'oscuro grande giocatore, e di Maurizio Cavalli, grande tecnico di una disciplina che, come tutti quanti sapete, ha un grande riscontro di popolarità proprio perché in passato è stata proposta spesso in televisione ed è una disciplina altamente televisiva. Il primo piano è per Gustavo Zito, che sta conducendo per 14-6. E devo dire che adesso siamo in una fase così di, che potremmo definirla di studio, che è anche di difesa, di paura, ma prima o poi adesso c'è il botto. Lo dobbiamo vedere. Vedi, Zito si appresta veramente a fare un botto, vediamo se riesce nell'intento. Giocata straordinaria di Zito, ma fatto questo, è riuscito a contenere la corsa della sua biglia verso il centro, ha rallentato l'avversario, una raddrizzata di seconda ha passato, un tiro straordinario, difficilissimo. Guardate che difesa centrale ha trovato, adesso Torreggiani deve battere questa garuffa, 22-6. È la palla chiave questa, se riesce... Non giocata... Sai, no. Giocata più in difesa, ma una difesa che non è stata... Non è una difesa, è rimasto fuori, adesso Zito ha la possibilità... Si può difendere anche male, Marcello. Ma questa non è una difesa, qui è sotto un giro che Zito molto probabilmente riesce a aumentare il suo vantaggio. Vediamo un po' se la mia previsione è quella giusta. Questa volta avevo 8 punti. Questa è una macchina, ragazzi, voglio dire, quando pensi Vitale, vedo Vitale Nocerino preoccupato. Beh, io diciamo, certamente non penso che domani vada a spasso. Questo... Bravo. Però cerco di metterci da tutto. Sei simpatico, non sei? Si vedono. 36, è un vantaggio enorme in una partita determinante e nervosa come questa. Anche perché dobbiamo tutto sommato a dire che nelle ultime due partite Torreggiani non si è praticamente visto. Ha avuto un colpo da 12 che l'ha portato in qualche modo in quota, ma 36 punti contro i 52 dell'avversario nella quarta partita, ma in pratica non si è visto. Quindi c'è stato un vero e proprio tracollo. Si è accusato un po' troppo vistosamente la rimonta di Zito e insomma lo sta pagando caro, perché ora siamo all'ultima partita, è nettamente svantaggiato e non so come possa farne avvenire fuori. No. Un parere al volo, Fabio Cavazzana. Vai, parla te. Proprio al volo. Vai. Ma è stata una bella partita, è partito molto bene Torreggiani, ma Zito, come si sa, non molla, e adesso Torreggiani lo vedo sofferente, sta soffrendo, è una partita per me, il mio pensiero per me lo so sempre. Ecco, allora ha proposto un qualcosa che voi in qualche modo avete già trattato come argomento, però Torreggiani soffre Zito, perché altrimenti non si può spiegare per un giocatore di questo talento un momento negativo che dura così nel tempo. Sì, Zito, succede spesso che
gli avversari, quando hanno la possibilità di finirlo, non lo finiscono. Sono quei campioni che hanno un'aura di invincibilità e l'avversario sente che può vincere e manca il colpo. È successo tante volte e Torreggiani soffre zitto, anche perché negli scontri diretti generalmente ci ha perso due volte anche quest'anno in occasioni importanti, la finale di Bibione, la semifinale di Lignano. Certamente non è facile giocare contro uno Zito che sembra venire fuori magicamente da qualsiasi situazione. Ma questa storia dell'avversario che manca il colpo contro il grande campione succede un po' in tutti gli sport. Ci sono dei decenni in cui un giocatore proprio è inavvicinabile, perché è il momento buono che lo puoi battere, sbagli, poi cambia. Anche questo giocatore comincia a essere battuto, si sorpassa questo limite psicologico e tutti ci vanno sopra. Speriamo che non succeda a Zito, ovviamente. No, ma... Maurizio, mi è successo a me. Ecco. Quando era negli anni verdi mia, la gente la perdeva anche dalla paura. Esatto. Allora invece qualunque ragazzo è lì tranquillamente. Ti passano sopra tranquillamente. Andare a filare il pane dal fornaio. Troppo. E succede proprio così, come ti ho detto. Questo è il momento di Gustavo Zito, lui è convinto di poter rimontare, gli avversari sono convinti che potranno essere rimontati e si materializzano queste situazioni sul biliardo. Lui è bravo a sfruttarla, ecco, questo senz'altro. Bello, questo giro, bellissimo. Ah, Torreggiani, bella reazione. Torreggiani, ottimo. Molto spettacolare, quindi gli ridà fiato, gli ridà ossigeno. Che si porta a 10 punti dall'avversario, 30 per Gustavo Zito, 20 per Gustavo Torreggiani, e dobbiamo dire che Zito qui non ha una palla comoda. No, giocata splendidamente da parte di Torreggiani, la biglia precedente ha lasciato questa difesa. Qui Zito è in difficoltà perché la garuffa non lo può tirare, dovrà giocare a smezzare le due biglie cercando una messa. Vediamo se riesce a farlo. Diciamo una cosa, che ogni qualvolta lo si dà per spacciato, Torreggiani, quasi come se ci sentisse, riprende. Ci vuole sentire. Torreggiani è un giocatore che ha straordinarie qualità caratteriali, mentali, forse più che tecniche, non è un talento naturale. La sua forza è proprio la forza mentale. Ha avuto un momento di tracollo, però è uno che è capace di riprendersi in qualsiasi momento. Torreggiani questa volta ha fatto... Appagato. È entrato troppo sulla biglia avversaria. Un sorsino ma beve. Un sorsino ma beve. No, punti... non è il bere quanto è il rivere, come si dice, perché qui guarda... No, perché qui Zito c'ha la possibilità di un traversino di fare una marcatura. A me sembra che non sia rimasto così male Torreggiani, sembra una biglia ibrida. Sì. Va bene, bene, bene. Allora vediamo chi ha ragione. Sì. Marcello con Maurizio. Sono convinto che Zito qualcosa riesce a fare, sicuramente. Non so se 8, 2 o 6. Ha trovato un passaggio a filo di Birillo davvero alla perfezione. Tiro rappresentava una certa dose di rischio. Quindi poteva essere anche coefficiente difficoltà 10. Ma forse meno vista da questa angolazione, sembrava forse ci fosse il tiro. Comunque ha realizzato 4 punti. Diciamo che questo è anche il colpo della sensibilità del giocatore, che riesce anche a vedere al di là di quello che apparentemente offre l'immagine. No? Certo, questi giocatori sono in grado di sfruttare tutti i centimetri del campo, giocano veramente su tutti i centimetri del campo e hanno delle percezioni sugli scarti delle biglie, sui passaggi che noi comuni mortali ci divertiamo a vedere solo in televisione. Esatto, si possono apprezzare. D'altronde il biliardo è sempre più una disciplina sportiva. Certo, e abbiamo qui davanti due grandi professionisti del biliardo e nel caso di Zito soprattutto un atleta del biliardo, un giocatore che si prepara in maniera scientifica proprio dal punto di vista psicologico e fisico per i grandi avvenimenti. Dico una cosa soltanto,
una settimana fa Zito è andato in Spagna a giocare un torneo di pool, sarebbe stato un suicidio per qualsiasi altro, riprende la stecca in mano per giocare a 5 birilli e ai massimi livelli, vuol dire che ha una preparazione straordinaria. Quindi anche una preparazione atletica che bisognerebbe far fare a Nocerino. No, un po', diciamo un po' a tutti i giocatori di biliardo, perché ormai io li conosco tutti, nessuno ha mai fatto quello che fa Zito, cioè fare la ginnastica, stare alle diete senza fumare, andare a letto presto, voglio dire tanti sacrifici, non conosco nessuno all'infuori di Zito che le ha fatto. Ecco, quindi Nocerino sarebbe un gaudente. Beh, diciamo che la ginnastica la faccio vicino alla tavola. Io. Ecco, sì, quello diciamo è vero. Quello. Però negli ultimi tempi sono un po' cambiato anch'io. Cioè non sono più il criminale che ero una volta. Adesso, no, il criminale nel tra senso. Tra virgolette! Nel senso che. Lasciavi a pagore. Sì, facevo una vita un po'. Adesso, a tavola addentava tutto. Sì. Denti buoni. Beh, anche perché io ho una mole abbastanza. Cioè si vede. E cosa ci muove? Purtroppo devo riempirla, ecco. È una questione di voti. Importante 36-20, Zito a battere una raddrizzata, non è uno che fa pochi punti su questi tiri, c'è una possibilità di rientrare sul filotto, preclusa peraltro dalla posizione del pallino, filotto che doveva essere realizzato di seconda intenzione o di prima, credo che abbia tirato il filotto di prima, difficile capire di prima o di seconda, comunque ci ha tirato il filotto, questo è sicuro. E comunque a casa si è portato qualcosa e si porta a quota 41, risponde Torreggiani con questi probabili 10 punti. No, è un perfetto autista, riesce invece, rientra. Sì, ha realizzato 8 punti, ma si è messo sotto sì. Ancora una volta una raddrizzata che Zito sicuramente non. Senza voler essere blasfemi, senza voler essere blasfemi, serve come quasi discorso di Cimabue, ne fa una ne sbaglia due perché più volte ha fatto dei punti, però ha lasciato, come vediamo, la possibilità all'avversario. Sì. Sembra veramente questo decisivo nell'economia del match. Anche perché il rapporto da 8 a 10 sembra molto limitato, in fondo c'è una differenza di 2 punti, se non che si va a 51, che è una gran bella differenza perché Zito è a 9 punti dalla vittoria e quindi Zito è vicinissimo alla sua finale, quindi ad affrontare il napoletano fiorentino Vitale Nocerino. Gioca con l'allungabile Torreggiani per sormontare la difficoltà di questa esecuzione. Diciamo l'allungabile, tratto in parole povere sempre per quelli come me che non sanno il biliardo, ha cambiato stecca. Sì, no, ho giocato con la stecca, solamente con un calcio più lungo. Sempre per avere oltretutto quella distanza ideale tra l'impugnatura. Esatto. L'avesse fatto nella terza partita, quando ha sbagliato quella raddrizzata che ha rilanciato Zito, forse sarebbe stato più tempistico. Adesso l'ha fatto in un momento importante sicuramente, ma col senno di poi forse. Perché la giocava scomoda? Si è giocato scomodo nella raddrizzata, ha fatto 2 proprio perché non è riuscito a tagliare verso l'esterno, cioè ad aprire l'avversaria. Se ne è ricordato, forse troppo tardi. Torreggiani però piazza una bella, bella biglia, 4 punti. Non è premiato nella circostanza, poteva essere un tiro anche da 8. E questa volta forse non consente, ora da questa inquadratura, una giocata tranquilla all'avversario. Eh no, perché qui la garufano, bisogna giochi di una sponda, e sai, è una partita ancora, se Zito ora non riesce a salvarsi potrebbe dare la possibilità a Torreggiani di una marcatura per rientrare veramente in careggiata. Vediamo. Sponde biglia forte.
un pallino da 4 molto molto pesante questo 55. Senti, il tuo amico Vigazzi aveva indovinato con i 4 nel giornalino fiorentino Sport in Toscana. Davvero, aveva pronosticato i 4 semifinalisti. E lui se credo si fosse sbilanciato anche un pochino di più, perché speriamo che Nocerino non ci senta, mentre potrebbe vincere Zito. Sì. Ma è così. C'hai Nocerino alle spalle, lo so io che la reazione. Attenzione, di... attenzione Torreggiani. Ha fatto un bel piede. 8 punti. Sembra che il pallino gli dia anche ragione in difesa, perché chiude la strada dello spaccio all'avversario, quindi Torreggiani con un grande carattere è riuscito a rimettersi in piedi. Comunque siamo a pochissimi punti. 12 per... ha fatto 12 Bueno. Siamo 55 a 42. Ha fatto il pallino più 4. Ah, più 4, io pensavo 8 sul castello. 55 a 42. La partita ancora può riservare. Può riservare qualunque risultato. Vediamo se Torreggiani, se c'è la possibilità, essendo questa garuffa. Se la tensione riesce... qui, Marcello, è enorme. È fitta come il buio. Come il buio, sì. Come si dice a Firenze. Bravo. 3 punti. Però 3 punti, non so però, la posizione però, della biglia. Sì. Maurizio, 5 punti. Sei stato sfortunato, Torreggiani proprio ha toccato il pallino nella maniera peggiore. E Zito. Sì. Non è facile giocare però, che se si deve. Gioca un giro e un girone, non so quello che. Gioca. Aveva proprio l'angolo a spinta. Torreggiani. Quindi. Affronterà Gustavo Zito, così era scritto anche nelle stelle, perché nella presentazione sia Nocerino che Zito sono stati sponsorizzati da Marcello Lotti. È un grande giocatore, ha scelto bene i suoi cavalli. Ma certo, era scritto già, era scritto già. L'ho indovinata anch'io questa volta, visto? Dicevi te Maurizio, non indoviniva una, visto? Adesso ti sei fatto furbo col tempo, Marcello. Dunque conosciamo i nomi dei due finalisti della quarta edizione della Coppa del Mondo, questo World Cup 1997, e sono Zito per l'Argentina e Nocerino per l'Italia, sono tutti e due vicini a Marcello Lotti perché li aveva sponsorizzati e tu devi stare qui solo soletto. Speriamo che domani me ne dia uno di buono, sicuramente sono buoni domani. Bene, lo sapremo domani. Una battuta per concludere per Zito: durante il suo incontro Nocerino ha detto non ho paura di lui, ha diritto alla replica e alla risposta. E fa bene non aver paura, perché bisogna avere il rispetto. Neanche io ho paura di lui, ma solo il rispetto. Bravo. Bene, allora come andrà a finire lo saprete domani sera su Italia 1 a partire dalle 23:50 dalla Metropol Palace di Monte Carlo. E tutti la più cordiale buonanotte.